Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing, dedicata ad alcune retro riviste di informatica. Oggi esploreremo insieme Amiga Magazine, dicembre-gennaio del 1989. Amiga Magazine del settembre del 1990, Amiga Magazine del maggio del 1992, Amiga Magazine del settembre del 1995, Amiga Magazine dell'aprile del 1997. Amiga Magazine, dicembre-gennaio del 1989, dicembre 1988, gennaio del 1989. Facciamo un viaggio indietro nel tempo. Il link per trovare nuove risorse su Amiga Magazine in PDF li trovate in descrizione di questo file. Andiamo a esplorare questo numero del 1989 per vedere di cosa parlavano. Dunque, vediamo un po'. Editoriale Amiga News, Corrispondenza, Amiga Trix, Top Game, Vetrina, Scorciatoia per vari trucchi, e poi Amiga Giochi, Classifiche e tantissime altre cose, programmi mini, basic e quant'altro. Ok, andiamo all'esplorazione di questo numero con parecchia pubblicità, vuol dire che era molto letto. Il video, digitalizziamoci, ci ho fatto un podcast sulle capacità innovative e obiettivamente rivoluzionarie dell'Amiga nell'editing audio e video, e qui già si incominciava a parlare proprio della digitalizzazione, quindi un digitalizzatore in tempo reale da VHS. Ok, MIDI, ecco, non solo l'Atari ST poteva gestire i MIDI con l'entrata e uscita MIDI di serie, anche l'Amiga non aveva entrate e uscite MIDI, ma poteva, diciamo, gestire comunque le interfacce MIDI. Vediamo un po' con vari programmi musicali, anche qui ce n'è a tonnellate, era estremamente multimediale e versatile la piattaforma Amiga. L'unica cosa che la Commodore non ebbe mai a potenziarne la memoria RAM, perché il computer rimase praticamente fisso, inchiodato ad un mega di RAM, quando in realtà il 68000 avrebbe potuto indirizzare fino a 2 mega di RAM. Inoltre la Commodore non sviluppò mai per il segmento home computer la presenza di hard disk interni, che indubbiamente avrebbero allargato la capacità di memoria utilizzando ad esempio anche lo swapping e la memoria virtuale. Vabbè, Top Game, qui c'è la recensione di una valanga di videogiochi per Amiga, tutti a colori, super mega multimediali, pubblicità, ancora pubblicità, pubblicità, e si vede che era bella letta l'Amiga Magazine, eh? Vediamo un po', qui altri giochi, Barbarian, cos'è? Din Castle, ma una marea di colori e di multimedialità veramente eccezionale. Mercatino, ok, le classifiche, novità, qui a pubblicità, il comando pattern in Amiga Basic, era possibile costruire con il comando pattern tutta una serie di rapidi di sfondi con pochissime istruzioni, e qui viene illustrato come era possibile fare tutto questo. Programma di CAD versatile e veloce in versione PAL, anche qui siamo a introduzione sul CAD, Computer Aided Design, corso di Amiga Basic, eccolo qua, linguaggi ovviamente non potevano mancare dentro una rivista come quella dell'Amiga Magazine. Un po' bella ampia questa rubrica. Preprocessore e input dei programmi in C attraverso gli argomenti della linea di comandi, anche qui siamo in programmazione però con l'utilizzo del C, un livello più di un passo sopra
praticamente il linguaggio macchina. Vediamo un po', qui già esempi di matematica, beh, informatica, altri programmi, vari libri da comprare in continuazione. E vediamo un po', flopperia, prezzo, quanto costava un'Amiga, e qui il prezzo non ci sono, peccato, sarebbe stato interessante vedere quanto prezzava. E questa è quanto finisce qui. Amiga Magazine, settembre 1990. Andiamo a fare un altro viaggio nel tempo in questa bella rivista Amiga Magazine. Cosa si parlava? Dunque, posta, fiere, spazio MIDI, hardware, database, specialità di Hollywood, music, incontri, virus, presenza, incominciamo, si vede a spuntare dei virus, Amiga Adventure, pubblico dominio, delle fiere, didattica e word processing, eccetera. Ok, andiamo a vedere questa rivista di circa un po' più di 84 pagine circa. Vediamo un po', attenzione, nota d'uso per dei programmi international, la mostra di Washington, si inizia con primo editoriale in relazione agli incontri dell'Amiga Expo di Washington, in cui le fotografie, queste erano in bianco e nero, ma comunque già danno il polso della situazione di quello che bolliva in America nel mondo Amiga. Ok, Amiga, e qui vediamo già i prezzi interessanti, tutti da vedere. Poi un ponte sull'abisso, vediamo un po' cosa dice, ma qui eventuali di cosa si parlava. Una prima prova pratica della Bridgeball della Commodore, ok, io non ho idea di cosa sia, perché questa parte di questo mondo lo conosco poco, confesso, ma sto sfogliando con voi questa bella rivista per la prima volta. Pesca di suoni per Perfect Sound, applicazione per la produzione di suoni, campionamento evidentemente. Super Bass Professional 3.0, questo siamo, cos'è? Un programma di grafica oppure di desktop publishing? Va bene, vediamo un po'. Pacific Motion, questo è probabilmente lo studio design di Hollywood in cui la grafica di Amiga trasforma le idee di produzioni di alto livello, quindi praticamente editing video. Vediamo un po' lo spazio in cui appunto l'Amiga si era conquistato. Programmi musicali, anche qui grande spazio Amiga per il progetto Columbus. Ok, vediamo un po' utility di settore, cosa sono MFN e GGR, termini misteriosi sui dischi spiegati una volta per tutte, queste erano in relazione al sistema operativo di Amiga OS, veniva snocciolato e spiegato. Scripted, la cosa migliore dopo il pane affettato, addirittura locazione della memoria su Amiga, problemi di frammentazione della memoria, questa è una cosa tipica di tutti i sistemi operativi multitasking, infatti c'erano poi stati sviluppati anche su Macintosh dei programmi che ricompattavano la memoria e spostavano praticamente i programmi applicativi per allargare la memoria utile e disponibile. Vediamo un po', lanci all'assemble, linguaggi di programmazione, il gioco del caos addirittura, guarda lì il Mandelbrot. Vediamo un po' la produzione, diciamo, di grafici matematici più artistici che, diciamo, che di tipo sperimentale da studiare. Virus Protection Toolbox, addirittura il pacchetto antivirus più completo. Ecco, si vede che siccome l'Amiga OS era bello e qualcuno si era messo a rompere i coglioni agli utenti degli Amiga con i virus, ecco, si vede che non c'erano altro da fare questi stronzi e si erano cominciati a diffondere i virus e
quindi un Pyro Virus Protection Toolbox per proteggere le macchine. Previsioni e speranze, nuove curiosità dal meraviglioso mondo Amiga. Altre informazioni, Expo Edit Copia, 1000 novità e Amiga al top. Qui abbiamo sempre spazio al desktop publishing, oltre che a Apple c'era anche Amiga. Dal 6502 al 68000, addirittura. Organizzazione della memoria, qui si fa un confronto tra i codici del 6502 del Commodore 64 con l'erede del Commodore 64, gli Amiga, con il 68000. Amiga 90, una fiera a Basilea, Penpal, viaggio esplorativo alle 8520. Tutti gli integrati utilizzati degli Amiga, sicuramente l'8520, sono i più conosciuti e menzionati. E qui una analisi del funzionamento dell'8520. Un videogioco tutto nostro, tutti e trutti e segreti. Qui andiamo per trovare, diciamo, varie avventure o comunque risolvere praticamente i vari problemi. Spazio videogiochi, questa volta però è tutto in bianco e nero, si vede per risparmiare un po'. La recensione di programmi su programmi, non è che mancassero i videogiochi sull'Amiga. Ok, siamo arrivati alla fine anche di questo numero. Amiga Magazine del maggio del 1992. Andiamo a vedere questo numero del 1992, tenendo presente che nel 1992 la Commodore già era in affanno finanziario e l'anno successivo, nel 1993, la Commodore avrebbe tirato le cuoia nel fallimento finanziario. Andiamo a vedere che cosa troviamo di questo contesto mai prossimo, diciamo, al collasso dentro questa rivista, se ci sono tracce o meno. Dunque, vediamo un po' di cosa si parlava. Si parlava, vediamo, di varie cose. Amiga 600, sì, grazie. Ecco, piaceva l'Amiga 600, nonostante fosse stato proposto come dei cani, dato che senza supporto per hard disk, con un sistema operativo che non lo supportava. E vediamo un po'. Vabbè, qui ci sono i prezzi delle macchine, che se volete potete andare a vedere quanto costavano. E il Amiga al verso il termine, diciamo, della fine della loro uscita dal mercato. Spazio MIDI, software, hardware, pagina del programmatore. Vediamo un po' cosa si trova di interessante come osservatori, diciamo, dal futuro in questo viaggio nel tempo. Amiga Berlino 1992, favolose novità dalla fiera tedesca. Ma chissà cosa c'era. Cioè, non si vede vario hardware, Phoenix, Vortex, tutto hardware, diciamo, per l'Amiga. Per quanto riguarda probabilmente il desktop, editing audio video e la multimedialità. Vediamo un po'. Intervista a Jonathan Potter, esploriamo il mondo MIDI, prima parte, ancora nuovi MIDI, sempre MIDI. Real 3D Professional V14, un fantastico programma per la modellazione grafica 3D. Da annotare sui dischetti, con i dischetti da 3,5, mentre nel 1993 già circolavano i CD. Però, siccome ancora non erano entrati, incominciavano a circolare il CD-ROM, però non in modo massivo, solamente sulle macchine high-end, su Apple. Qui la Commodore non c'è traccia, sempre dischetti da 3,5, va bene, qui tutti in bianco e nero, quindi si apprezza molto meno la multimedialità dell'Amiga. La presentazione parametrica dei solidi con superfici e curve. Animaker, questo che roba è? Un ottimo programma di animazione. Vai! Amiga DOS, scopri i segreti degli Amiga, pubblicità
videogiochi, recensioni di programmi, codici rilevatori di errore e ridondanza ciclica. Questa è programmazione avanzata. Architettura dei computer Amiga, qui viene spiegato il funzionamento del vari microprocessori dedicati al video e all'audio, come accedevano alla memoria in rapporto al timing del microprocessore centrale, produzione di suoni, vediamo un po' l'audio, digitalizzazione, quindi digitalizzazione audio per Amiga, tutto il comparto MIDI, che veniva spiegato per filo e per segno, diciamo il mondo della digitalizzazione, serial device, esempio completo, Amiga Hardware Reference Manual, terza edizione, qui veniva snocciolata a puntate. Vediamo un po' altre cose, sempre recensione di programmi, Amiga 600, eccolo qui, recensione dell'ultimo uscito. Poverino, che Amiga 600 era un modesto Amiga 500 con un 68.000, non c'aveva disco fisso interno e non c'aveva nemmeno spazio per una FFPU e il microprocessore era saldato sulla piastra, quindi proprio una roba fatta coi piedi, non c'aveva nemmeno il supporto del disco fisso che venne aggiunto in modo sciatto e tardivo dopo, ovviamente ingegnerizzato, fatto coi piedi, e la Commodore stava già per bollire, ormai era prossima, e quindi nemmeno un prodotto sapevano più andare a fare per il mercato. DCTV PAL, ecco questi programmi, 16 milioni di colori in un video composito, quindi l'editing video indubbiamente. I terzi produttori per Amiga avevano prodotto un botto di hardware. I laser game, che però non trovarono una grande accoglienza. Video Director, un altro programma di editing, montaggio audio e video. Game show, qui le recensioni di vari giochi. Vediamo un po', ecco, siamo arrivati alla fine. Amiga Magazine, settembre 1995, siamo più o meno ad un anno dalla morte della Commodore, però c'erano sempre un botto di commodoristi che si trovarono dalla mattina alla sera con il culo per terra con la Commodore chiusa, e però c'erano giornali, c'erano produttori di hardware, c'erano produttori di software per il mondo Amiga. Ecco, tutta questa gente che possiamo racchiudere con il concetto insieme largo di stakeholders, ecco, di cosa parlavano? Andiamo a vedere nel settembre 1995 Amiga Magazine di cosa parlavano gli amici amighisti, che praticamente come degli zombie si deambulavano nella notte profonda senza avere più un riferimento. Gli amici amighisti di cosa parlavano? Andiamo a vedere sul disco il tema di cui parlavano, essenzialmente di software e anche di RISC, che in terze parti evidentemente stavano producendo per aggiornare gli Amiga più potenti, quindi il 2000 o il 3000. Infatti mamma Apple stava migrando verso la piattaforma RISC, abbandonando i 68.000, e forse anche la Commodore l'avrebbe fatto se non fosse rimasta bollita. Andiamo a vedere di cosa parlavano gli amici, i cugini della Commodore, gli utenti Commodore rimasti orfani. Parlavano praticamente in questa rivista di CD-ROM, poi parlavano che stavano evidentemente diffondendo funzioni interne, software e diciamo un po' del ricordo di quello che ci avevano. Veniamo un po' dalla stampa di tutto il mondo, le notizie, per sapere un po' che cosa ancora, chi c'era rimasto e chi faceva cosa per gli Amiga, che obiettivamente non erano scomparsi, perché chi aveva comprato un computer poi indubbiamente lo sfruttava per 2 o 3 anni. Il mistero di RISC, ecco, Reduction in Sunset Computing, ci ho fatto anche un podcast su questo, vi invito a darci un'occhiata, in modo, se non lo sapete, la differenza tra l'architettura RISC e l'architettura CISC, quest'ultima tipica degli Intel ma anche dei Motorola 68.000. Quindi
vediamo un po'. Qui si parla bene o male come funzionava un microprocessore RISC a differenza del 68000, che era un CISC TOM tale quale, dello stesso gruppo dell'Intel e AMD e Cirix, RISC e Amiga, chi c'era chi e chi faceva che cosa per poter eventualmente aggiornare con delle schede acceleratrici. Software Director Octopus 5.11, si vede c'erano ditte che continuavano ad aggiornare i prodotti che indubbiamente ancora potevano essere utilizzati in modo proficuo sulle piattaforme più potenti che ancora erano rimaste in funzione e che erano collocate sul mercato, perché c'erano tantissimi utenti che si ritrovarono purtroppo dalla mattina alla sera con il culo per terra, non avendo più un riferimento per la loro macchina. Sviluppo Deluxe Paint 5, programmi di disegno, Micronic Amiga 1200 Tower, una soluzione modulare per espandere l'Amiga 1200, praticamente una specie di case con un montaggio per recuperare parte dell'Amiga 1200, quindi trasformare l'Amiga 1200 in un tower, modificando probabilmente anche pezzi della scheda madre con aggiornamento. Il modem indubbiamente si stava cominciando a diffondere internet nel 1995, c'erano anche i modem giustamente, perché anche gli amici amichisti andavano in rete con più difficoltà di altri, ma comunque ci andavano anche loro in internet. Vediamo un po' altre cose che si può trovare, informazioni, giochi, funzionamento dei dischi, era un po' basta, poi altre cose non c'è, si parlavano soprattutto un po' un ricordo di quello che c'era nell'attesa di sapere che fine poi avrebbe fatto Amiga Magazine, aprile del 1997, siamo a 4 anni dalla morte della Commodore. E andiamo a vedere gli amici amighisti che deambulavano come zombie senza meta nella notte, senza riferimento, senza più diciamo la possibilità di comprare nuovi Commodore, mentre mamma Apple avanzava e galoppava sulla propria piattaforma Macintosh aggiornandola, perché obiettivamente gli Amiga erano stati molto più avanti, ma gradualmente poi anche i Macintosh ebbero a diventare delle vere bombe per l'editing video. Andiamo a vedere gli amici amighisti che nel 1997, a 4 anni dalla morte della Commodore, tenete presente che nel segmento business i computer hanno una durata tra i 3 e i 5 anni, quindi ormai a 4 anni dalla morte della Commodore i proprietari di Amiga, quelli di utenza professionale, ormai praticamente erano prossimi a buttare la macchina, a comprare qualcos'altro, e quindi il mercato gradualmente sarebbe andato sostanzialmente a estinguersi, a differenza degli utenti hobbistici invece che tenevano molto più a lungo le macchine, essendo più affezionati e non dovendo utilizzare le macchine come dei beni strumentali. Andiamo a vedere di che cosa parlavano gli amici amighisti a 4 anni dalla morte della Commodore. Cosa parlavano? Parlavano essenzialmente di software e di schede di aggiornamento per praticamente il loro computer, dalla stampa di tutto il mondo, chi c'era e cosa faceva ancora qualcuno per la Amiga, nuove schede Blizzard di accelerazione. E andiamo a vedere quindi praticamente che cosa si parlava. Un'Amiga per la musica, ancora si continuava a utilizzare Amiga per la musica, indubbiamente era una buona piattaforma, però cominciava a risentirne del fatto che la Commodore era obiettivamente sparita. Wacom Artpad, un potente tavoletta grafica per Amiga. Picasso 4, la nuova scheda grafica al Village Tronic, ecco, quindi c'erano delle schede grafiche, tavolette, però insomma erano terze parti che ancora producevano qualche cosa per un segmento che ancora qualcuno eventualmente comprava
Vediamo un po', Adorage 2.5, da notare le versioni molto basse, numeri molto bassi, quindi non sono versioni quindi che sono state sviluppate a lungo per pescare il prodotto. Da 1.0 alla 2.5 non è che poi ci sia molto differenza. Un po' di software come programmare assembly per i microprocessori, AMI Atlas, cos'era questa? La rotta secondo AMI Atlas, cos'è un navigatore probabilmente. Satellitare. No, satellitare no, non credo, semplicemente una scheda prodotto per tracciare i percorsi e le strade. Vediamo un po'. Qui non ci si legge nulla in bianco e nero, cos'era? Stampa facile, desktop publishing, che indubbiamente, ecco, Macintosh avanzava galoppante. Aminet, mega gadget per sviluppatori. Vediamo un po', un po' di giochi. Tecnico risponde con i programmi che incominciavano a spuntare con il tempo e con il software. Qui un mercatino, spazio per il mercatino, eccolo qua. Non è che poi ci fosse molto, eh. Questo è l'ultimo numero, ormai la piattaforma stava andando verso la propria fine, essendo venuta a mancare la Commodore nel 93, con 4 anni di distanza ormai. Gradualmente la piattaforma Amiga diventava sempre più zombificata, senza, diciamo, più un futuro. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.